qua, carissimi amici appassionati di auto vintage. In questo momento sono in compagnia della vecchia Jo. Salve a tutti. E ci troviamo qua alla bellissima fiera auto d'epoca Padova 2019. Sì. E niente, cerchiamo di mettere da parte questo bel angolino di auto che, certo, che sicuramente nel garage quotidiani dei nostri amici non andiamo a trovare. Eccola qua, abbiamo questa bellissima Seattle. Questa Fiat Seattle 508C del 1940. Eccola, sì, qua, del 1940 hai detto? Sì, 1940, tutta originale, restaurata un po' nel motore, nella carrozzeria, però perfettamente funzionante. Guardate qua, ragazzi, si tratta di auto veramente particolari, come dicevo, impossibile da trovare nel garage dei nostri amici qua, eh. Eccola qua, bellissima Seattle. Guardate qua, belle rifiniture, le belle macchine che si facevano una volta, anche i tempi molto datati. Gio, riesci ad aprire? Sì. Eccola qua, guardate qua gli interni di questa auto. Magari non avranno le prestazioni delle auto moderne di oggi, ma però insomma notare il freno a mano esteticamente Spartano. Insomma, queste sono veramente auto che trasmettono emozioni davvero, guardate qua. Se pensiamo oggi lo schifo di disegni che facciamo, auto tutte uguali, esatto, neanche personalizzate, niente. Guardate qua, veramente spettacolare. Poi giù abbiamo questa bellissima, questa Hermini. Hermini, Hermini del 1952. Eccola qua. Molto bella anche questa, tutta originale. Tutta originale, giù, mi sposti il cartello? Sì. Eccola qua, vediamo un po', sì, la giù. Dai giù, spostami il cartello qua. Certo. Bravissimo, vedete la giù, sposta il cartello. Servo a tutto io, porto ombrelli, porto zaini, sposto cartelli. Faccio tutto, tra poco ti soffio anche il naso. Portiamo a casa il record noi, per gli amici, facciamo le cose, dai, non dico benissimo, però insomma. Fai tutto, brava Jo, La segretaria che tutti vorrebbero. Sì. Ragazzi, questa bellissima Arminia, che questa, come dico sempre, nei garage, non la troviamo, con i nostri amici. E poi vieni Jo, che abbiamo ancora un'altra auto particolare, eccola qua. Abbiamo questa Fiat 1100. Esatto. L'infarina del 1950. Magari mi sposti un'altra volta il cartello qua. Esatto. Eccoci qua ragazzi, guardate qua che spettacolo, anche questa. Guardate qua che rifinito pure. Originale. Originale, la fiera auto d'epoca Padova fa veramente, mette in vetrina delle chicche pazzesche. Eccola qua. Queste sono auto che anch'io non vorrei mai vedere sicuramente in un cimitero di rottami, perché sono talmente belle. Sì, è affascinante, sì. Affascinante, sì. Vediamo un po' la gioco si apre. Guardate qua ragazzi, gustate le auto vintage. Conservate l'odore del tempo. Bellissimo. E poi andiamo a vedere ancora un'altra auto qua. Gio. Andiamo qua a vedere, abbiamo una Fiat 1100, 103 coupé zagato del 54. Esatto, eccola. Anche questa tutta originale. Eccola qua. È stata solo un po' restaurata. Molto molto bella anche questa. Sì, esatto. Perché siamo abituati alle 112, sì, 112. Le nostre utilitarie da città, certo, benché altrettanto di rispetto, Guardate qua che auto che facevamo, il nostro made in Italy, sì, davvero. Guardate qua che rifiniture. Le auto di oggi veramente vomitevoli. Io sinceramente è chiusa? No. Va bene, ce la fai? Andiamo un po' la Jo qua, se riesci a aprirsi l'ultima auto. Bravissima Jo, eccola. Guardate qua che interni, conservati, i suoi manometri. Cacola. Auto che io, appunto, nelle mie zone, è impossibile trovare. Brava Jo. A questo punto possiamo chiudere in bellezza, come vedete, insomma, cioè auto belle ce ne sarebbero, così c'è la gente qua che insomma, la fiera auto d'epoca Padova richiama belle auto, tanta gente. Vieni Jo, sì, andiamo sulle ultime auto.
sembra che questa cos'è che era? Sì. Questa è una Fiat Asiata 508 S del 1933. Del 33 addirittura. Guardate, nel 33 che auto belle che si facevano. Magari non avranno questa sicurezza, però hanno una personalità. Unica, sì, che oggi non hanno più. Non hanno più, eh? Disegnatori delle auto di non esistono. 40. Come dice Max, ogni auto ha la sua epoca, non si può paragonare un'auto del passato con quelle moderne, perché certo in sicurezza, in quello potenza, non discuto, però la bellezza, però la bellezza, l'estetica è quella fascino tutto particolare, per cui non si possono mai paragonare perché ogni auto è del suo periodo, è bella a sé. E poi in questo qua condivido completamente il pensiero di Max. E poi guardate qua, mi sembra uno scappa per concludere questa carrellata in questa zona. Un Osca, sì, un Osca Foglietti Valentini MT4 1100 Sport del 1954. Ragazzi, io ho dato così traccia di auto di lusso qua, di rarità. Guardate qua. Certo, mi piacerebbe vederle di più sull'asfalto che dentro in un padiglione, però va bene lo stesso, dai. Ne abbiamo dato traccia di un po' vecchio capato. E niente ragazzi, questo vi saluto. Eccola qua, bellissima, salutiamo la Gio, guardate là, la Gio. Ciao ragazzi. Come dici? No. Che insomma. Stai dormettando o no? Dai. Qui c'è tantissimo da vedere, continuiamo a girare e speriamo di portarvi a casa qualcosa di interessante. Ciao a tutti. Ciao a tutti, spettacolo.